Sono Claudio Giulianelli, presidente della Galleria d'Arte MegaArt. Come penso già sappiate, la nostra galleria si trova a Corchiano, che è un'antichissima via Etrusco vicino Roma. Oggi ho il piacere di presentarvi l'opera di un'artista italiana, la pittrice Michela Velardita. Ma analizziamo quest'opera da un punto di vista tecnico. Allora, innanzitutto l'artista ha preparato il fondo della tavola utilizzando un prodotto molto duro, granulare. Poi, con gli acrilici molto diluiti, quasi fossero degli acquarelli, ha messo questi gialli, questi viola, questi blu. Il titolo è Splendore, ma qui non stiamo parlando di una rappresentazione, fra virgolette, no, fotografica dell'universo. Questa è la interpretazione che l'artista fa dell'universo spirituale, non quello materiale, perché Michela Velardita nel suo continuum mentale studia, cerca il logos, questa energia che tutto pervade, che crea, distrugge e rinasce. Apparentemente potrebbe essere anche un'opera informale, ma non è così. Io vi posso giurare che vedendola da vicino, questo quadro emana luce, questi puntini bianchi proprio rappresentano fedelmente la luce che proviene dalle stelle. È un quadro che mi emoziona tantissimo e spero che anche voi, vedendo questo video, proviate queste sensazioni. Sicuramente noi sentiremo parlare ancora di Michela Velardita, perché è una pittrice stupenda. Lei pervade le sue opere del suo amore, della sua curiosità per la natura. Io vi ringrazio, alla prossima presentazione.